Buongiorno a tutti, il mio nome è Waltrider, sono di Bolzano, sono proprio nato nella valle di Tires, sotto il Cattinaccio, e ho vissuto tutta la giovinezza lì e ero a un maso abbastanza grande, sul prato, in mezzo non c'erano vicini, ho fatto lì il contadino col mio papà e alla fine con 15 anni ho iniziato a fare il cuoco e sono stato in diversi hotel importanti, anche per 7 anni ho fatto il cuoco e dopo di questo ho deciso di crearmi una vita diversa e a 27 anni ho creato la Sanus Life International e facciamo il 10° anniversario quest'anno e sono veramente felice per questo, perché siamo riusciti a creare un progetto molto importante a base dell'acqua, l'acqua alcalina ionizzata, e che è una gran soluzione per tantissime persone che soffrono di acidosi tissutale, per esempio. E questo che è il nostro obiettivo, di lanciare questo progetto a livello internazionale, e dove aiutiamo a star bene alle persone, a star bene a livello salute, ma anche a livello economico, di avere una soluzione per queste persone che hanno bisogno di guadagnare qualcosa in più, facendo solo il passaparola. E fare il passaparola con dei prodotti molto importanti è facile, e soprattutto anche per quanto che riguarda il nostro progetto, perché ha dei valori molto importanti, il valore per esempio di dare uno sconto importante a chi vuole acquistare i prodotti di, per esempio, aziende partner che collaborano con noi. Sono aziendine, piccole aziende, che hanno la possibilità di offrire il loro prodotto nella nostra piattaforma e i nostri user iscritti hanno la possibilità di acquistare quei prodotti con un prezzo migliore, e così agiamo proprio come gruppo d'acquisto. E questo è l'interesse delle persone: risparmiare da una parte, dall'altra parte avere un guadagno aggiuntivo facendo il passaparola semplice. Possiamo fare questa attività a livello internazionale, possiamo fare questa attività a tempo libero, e ogni persona che è interessata a collaborare può iscriversi in un modo molto semplice nella nostra piattaforma e agire in un modo costruttivo.